Benvenuti in un nuovo video, io sono Oscar Aceta e nel mio canale YouTube parlo di digital media per lo sport. Oggi parleremo della programmazione settimanale dei contenuti per una società sportiva, in particolar modo quei contenuti che servono per convertire le persone da semplici tifosi a tifosi paganti che vengano allo stadio o al palazzetto. Ma prima di tutto, sigla! Lo scopo e la programmazione di questi contenuti è quello proprio di convertire i tifosi da semplici utenti sui social network che guardano e leggono a persone e tifosi che vengono fisicamente al nostro stadio, al nostro palazzetto, pagando il biglietto. Il modello che sto per presentarti è estremamente valido per gli sport di squadra come calcio, basket, pallavolo, hockey e molte altre ancora, dove in linea di massima c'è una partita nel weekend per settimana. Ma con alcuni accorgimenti questo modello può essere adattato anche a altre società sportive, associazioni, aziende dove si ripetono settimanalmente degli eventi ciclici, come le partite nel nostro caso. Quindi possiamo suddividere la programmazione settimanale dei contenuti in tre fasi. Fase 1. Nella fase 1 dobbiamo iniziare ad attirare l'attenzione dei nostri tifosi, informandoli dove, contro chi, quando giocheremo, quindi la data e l'ora del prossimo match, e comunque dando informazioni di carattere generale. Se consideriamo la settimana tipo in cui la nostra squadra gioca la domenica, la fase 1 si concentra nei giorni di martedì e mercoledì. Un esempio pratico della fase 1 è pubblicare un articolo in cui si presenta un recap della settimana scorsa, del turno di campionato scorso e magari con la classifica aggiornata. Oppure utilizzando la classica locandina che ricordi le informazioni principali della prossima partita, mettendo magari anche il famoso hashtag NextMatch. E adesso vi starete chiedendo, ma io come la faccio a fare una locandina? Non sono capace. Tranquillo, tranquillo. Ci sono io che vi aiuto, infatti nello scorso video, se ancora non l'avete visto, vi ho spiegato come fare una locandina totalmente in modo gratuito. Quindi se ve lo siete perso, vi lascio il link in descrizione. Fase 2. Una volta che nella fase 1 abbiamo portato a conoscenza l'esistenza della prossima partita, nella fase 2 dobbiamo cercare di attirare maggiormente l'attenzione e l'interesse dei fan, attraverso dei contenuti che mostrano ulteriori curiosità e notizie riguardanti la nostra squadra e la prossima partita. Questa fase è posizionata indicativamente tra i giorni di giovedì e venerdì. Ed esempi pratici sono contenuti che parlano delle statistiche, dei numeri del prossimo match, degli avversari che andremo a sfidare e di tutte quelle notizie o curiosità che possono attirare maggiormente e stuzzicare l'appetito dei fan. Fase 3. La fase 3 è composta a sua volta da tre sottofasi. La fase 3.1 è quella detta pre-match, che va circa dalle 24-48 ore prima dell'inizio della partita. In questa fase dobbiamo spingere i nostri contenuti in modo invasivo, così da forzare i nostri tifosi ad acquistare i biglietti per venire allo stadio o al palazzetto. In questa fase si consiglia di utilizzare contenuti a pagamento, in modo da andare a targetizzare tutti coloro che durante la settimana hanno letto buona parte o visto la maggior parte dei nostri contenuti, quindi utilizzando il cosiddetto funnel marketing. Questa fase trova collocazione nel giorno di sabato e nella domenica mattina, se ad esempio la domenica pomeriggio c'è la partita, recentemente creata, magari cambiando l'hashtag da next match a match day. La fase 3.2 è quella detta during the match, cioè quella in cui il nostro addetto stampa dovrà condividere le foto dei tifosi, stories della partita, condividere le azioni salienti o i risultati parziali durante la partita, cioè tutte quelle azioni intraprese per coinvolgere anche i tifosi che non sono riusciti a venire allo stadio o al palazzetto, ma stanno guardando la partita attraverso i nostri canali social. Infine la fase 3.3, detta anche post-match, che è sia immediatamente dopo la partita e sia circa le 24-48 ore dopo il termine del match. In questa fase bisogna informare delle persone subito del risultato finale. Poi magari il giorno successivo, cioè il lunedì, andare a condividere gli highlight della partita in un video su YouTube, oppure ad esempio un articolo che faccia il riassunto delle statistiche e dei punti principali. Oltre a fidelizzare i tifosi con delle fotografie, ad esempio dei tifosi, della mascotte, dei giocatori che entrano nel tunnel, eccetera, eccetera. La fase 3.3 appunto si colloca nella giornata di domenica sera e tutto il giorno di lunedì. Sullo schermo potete vedere alcuni esempi pratici. Come già detto in precedenza, l'obiettivo di questi contenuti è convertire i semplici tifosi e users
dei nostri social network in tifosi paganti che vengono effettivamente allo stadio e al palazzetto. Nel caso di società più piccole dove l'entrata al palazzetto e allo stadio è gratuita, dobbiamo comunque portare le persone a venire allo stadio e al palazzetto, quindi vale lo stesso discorso. Per questo motivo è di vitale importanza inserire in tutti i contenuti di tutte le fasi, alla fine di ogni contenuto, la cosiddetta call to action, che ricorda al lettore su quale sito è possibile acquistare i nostri biglietti o, nel caso di società più piccole, l'indirizzo della palestra o dello stadio. Il numero e la qualità dei nostri articoli e dei nostri contenuti ovviamente varia a seconda di diversi fattori, tra i quali troviamo il livello del campionato. Ovviamente maggiore saliamo di categoria e più facilmente possiamo reperire statistiche, dati, informazioni riguardo alle squadre, avversari, ai nostri giocatori, eccetera eccetera. E inoltre, appunto, più saliamo di categoria, maggiore saranno i nostri tifosi e saranno anche più esigenti. Un altro fattore che influenza è la capacità del nostro ufficio stampa o del nostro addetto di comunicazione. Ovviamente possiamo fare a sé, quindi affidando a uno all'interno della società questi compiti, ma spesso è meglio esternalizzare e affidare a un esperto questi compiti. Comunque, in ogni caso, conviene affidare a un professionista questo lavoro, perché, come sappiamo oggi, l'importanza dei social network e della comunicazione è davvero di vitale importanza. Ma di questo argomento ne potremo parlare in un prossimo video, sicuramente. Come ultimo fattore voglio ricordare ovviamente le risorse e il tempo disponibile, che variano al variare del budget investito. Quindi quanti e la qualità dei fotografi, il numero delle persone addette all'ufficio di comunicazione e altri elementi. Per concludere voglio dire che bisogna sempre cercare di mantenere il livello emotivo di attaccamento alla squadra e alla società alto, in modo che i tifosi vengano poi spesso allo stadio e al palazzetto a vedere le partite, oltre che magari a commentare e a far parte della nostra community sui social network. Come già detto in precedenza, lo scopo di questi contenuti è di portare le persone allo stadio e al palazzetto, ma indirettamente andiamo a realizzare altri obiettivi come la creazione di una community di tifosi, la fidelizzazione delle persone alla nostra società. Esistono altre tipologie di contenuti come quiz, gossip, curiosità su giocatori o su altri personaggi all'interno della società, che però hanno altri obiettivi. Potremo parlarne benissimo in un altro video. Spero che questo video ti sia stato utile. Scrivi qua sotto nei commenti secondo te quali sono altre tipologie di contenuti che possano convertire i tifosi in persone che vengono poi effettivamente allo stadio e al palazzetto. Iscriviti al canale per non perderti i miei nuovi prossimi video cliccando anche sulla campanellina. Seguimi sulla pagina Instagram per non perderti altri contenuti sul mondo del digital e dello sport. Ti ringrazio per aver guardato questo mio video. Ti saluto e al prossimo video!